Ciao amici, oggi con questo piccolo e breve video vorrei insegnarvi a scegliere lo yogurt migliore. Allora, oggi ci occupiamo degli yogurt proprio quello classico bianco, lasciamo da parte i budini proteici, lo yogurt greco, lo skyr, il kefir, che sono ottimi prodotti, ma ne parliamo poi. Yogurt bianco normale. Allora, come facciamo a capire se è buono oppure no? Se fa per noi, per la dieta sana e bilanciato oppure no? Allora, innanzitutto guardiamo gli ingredienti. Se è latte con fermenti lattici e pochissimi altri ingredienti, quindi non sciroppi, no, cose strane aggiunte, è ottimo. Poi, magro oppure intero, oppure 0% grassi. Allora, se sei uno sportivo e non ha problemi di digestione, preallenamento, eccetera, anche l'intero è ottimo. Se siamo in regime ipocalorico, quindi dobbiamo dimagrire, preferiamo quelli 0% grassi. Ma la nostra scelta non si deve fermare qua, perché dov'è il problema degli yogurt? Sono gli zuccheri. Quindi dobbiamo girare il vasetto, controllare sempre negli ingredienti, valori nutrizionali, se lo yogurt ha 5, 6, 7, 8, 9 grammi di zucchero per 100 grammi, è ottimo. Se ne ha tanti, attenzione perché è come consumare del yogurt con dentro le bustine di zucchero. Io dico sempre ai pazienti, immaginate che 3-4 grammi di zucchero sono una bustina di zucchero, ok? Quindi, alla frutta o normale bianco, il mio consiglio è sempre bianco con aggiunta di frutta fresca. Se, quindi tagliata da noi, no? Non già comprata con la frutta dentro, perché sennò potrebbero esserci magari additivi, dolcificanti, cose varie. Se proprio per comunità vogliamo prendere quella la frutta, tanto vale che i ragazzi non so, ce lo concediamo come un dessert, no? Quindi non la quotidianità, ma come un dessert. Quindi potete scegliere anche magari yogurt anche più grassi, anche più zuccherini, ma proprio una volta ogni tanto come dessert, appunto. Quindi questa qua è tipo una brevissima guida da 2 minuti per scegliere lo yogurt migliore, che comunque secondo me è sempre utile perché tante persone magari non sanno scegliere lo yogurt, leggono zero grassi e dicono lo prendo e poi magari ha tantissimi zuccheri. Ok? Ciao, buona giornata.